Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: La gente, chi dice che io sia? Ed egli gli risposero: Giovanni il Battista. Alcuni dicono Elia e altri uno dei profeti. Ed egli domandava loro: Ma voi? Chi dite che io sia? Pietro gli rispose: Tu sei il Cristo. E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltandosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: Va dietro di me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Parola del Signore. Tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Coloro che si sono messi a studiare i Vangeli dal punto di vista letterario sono sempre stati affascinati dal passaggio in cui il Messia, il principio ispiratore di questa religione, dà del Satana, cioè del nemico, a colui che ha organizzato e rimpaginato i suoi seguaci. Non è una mossa pubblicitaria molto efficace vedere nello spot di una banca il direttore generale che rimprovera quello della filiale della vostra città per qualche pasticcio che ha commesso. La prossima volta che andate allo sportello, versereste il restante dei vostri soldi o ritirerete quello che c'era per paura della cattiva gestione? Uscendo dalla metafora della banca e tornando alla questione legata all'affidarsi alla Chiesa, soggetta alla mediazione del Pietro di turno, avremo a che fare con le parole di Gesù: tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Infatti non è un semplice rimprovero, ma l'indicazione su come interpretare il mondo che ci circonda. Pietro si è lasciato vincere da quell'impulsività mista alle paure che lo hanno sempre caratterizzato e ha reagito volendo imporre le proprie idee a Gesù. Ha un po' rivoltato la prospettiva, come facciamo noi quando vogliamo convincere Dio a seguire la nostra volontà. Gesù risponde in modo severo, rispondendogli: Sei tu che devi seguire me, altrimenti mi siedi in ciampo. Infatti Satana, letteralmente in aramaico, significa colui che fa cadere. La capacità di affidare i nostri beni, quindi la nostra vita a Gesù, si scontrerà prima o poi con le durezze e le sfide della vita. Di fronte a queste siamo allora invitati a seguirlo e non fargli fare quello che vorremmo noi. In questo Dio si mostra trasparente e onesto, invitandoci a comprendere le sue motivazioni e a cercare piuttosto di capire il suo agire, visto che questo non è casuale, cioè dipendente da un suo arbitrio, ma è sempre frutto di un pensiero ragionevole, che attraverso la sua rivelazione può diventare a noi comprensibile, a patto però di seguirlo nella storia della relazione che da sempre instaura con l'uomo.